Siamo a Weekend Donna, sono in compagnia di Anna Pesenti, ufficio stampa dell'Associazione Donne e Vino. Qual è il rapporto delle donne con il vino? Beh, è un rapporto bellissimo, anche perché il vino una volta era, come era la cucina, era un patrimonio esclusivamente maschile, oggi è diventato il contrario. Il 30% di aziende oggi è gestito da donne e devo dire che sono quelle, secondo un rapporto Censis, che hanno meno fallimenti, hanno meno problemi, perché la donna evidentemente lo fa con più passione, lo fa in un'altra maniera. Questa associazione è nata nell'84, eravamo in 60, oggi siamo oltre 750. Si sono composti la maggior parte da ristoratrici, da produttrici ovviamente, enotecarie, sommelier, ristoratrici e giornaliste, comunque tutte persone che si occupano del vino in prima persona, tutta la fila del vino se ne devono occupare loro. Sta avendo un grande successo questa associazione, sono addirittura create anche delle strutture all'estero. La settimana prossima ci sarà a Napoli questo convegno mondiale dello IAV, cioè Italian Women in the Wine, ed è un'associazione che devo dire ha fatto qualcosa di importante anche nel mondo del vino, come sempre quando ci sono di mezzo le donne. Ecco, le donne le vediamo appunto come imprenditrici. Dal punto di vista invece la donna nel rapporto col vino, cioè lo beve, lo degusta, a che livello? Dunque la donna lo beve, lo degusta e oggi lo compra anche. Una volta, se lei si ricorda, il vino lo compravano solo gli uomini. Oggi la donna che fa la spesa e compra il vino, si occupa di fare l'abbinamento cibo e vino quando ospiti, e questo è molto bello. Fanno corsi di sommelier proprio perché interessa farlo a loro, come molti giovani oggi si stanno occupando. Fanno questi corsi proprio perché vogliono saperne di più. Io stessa ricevo tantissime telefonate di signore, persone che conosco oppure che non conosco, in cosa l'abbiamo vista su Facebook, allora mi dà per favore un consiglio, mi dice io posso dare questo vino con questo pasto, cioè, diventa divertente poi alla fine. Però oggi il rapporto della donna, e ci sono molte donne sommelier, molte donne ristoratrici, e poi la donna normalmente ha il palato più pulito dell'uomo, perché una volta fumava molto meno, oggi invece ha preso una brutta abitudine, le brutte abitudini degli uomini, di fumare molto di più e di essere molto aggressive, allora questo non va bene. La ringrazio molto. Grazie a voi.